tutti lo aspettavano e Neto dopo tre minuti ha dato subito la risposta, ci voleva quel gol. No, ci voleva la vittoria più che altro, poi il gol sicuramente è ancora meglio. Ma allora è vero che questo Padova dipende da Neto Pereira? No, no, assolutamente. Il Padova ha bisogno di tutto il gruppo, perché sappiamo che tutti sono importanti, tutti devono mettere a disposizione del mister e questo penso che sia la cosa più importante. Ecco, abbiamo visto un cambio di modulo, questo forse è servito molto affinché la squadra sia più protesa all'attacco. Sì, con due punte magari riusciamo a tenere palla più su, quello sì, però al di là del modulo comunque era importante oggi la mentalità che si è vista e che dobbiamo continuare. Infatti una squadra più convinta, più decisa, più vogliosa di raggiungere la vittoria. Esatto, dobbiamo fare così, però da oggi abbiamo vinto, però dobbiamo già archiviare questo, pensare già a Pavia che sarà una partita molto difficile e in settimana dobbiamo vedere gli errori che sono stati per che non succedono. Senti, in Padova che esce quindi dalla crisi? Ma noi non è che abbiamo pensato alla crisi, sapevamo che era un momento difficile, però sapevamo anche della qualità dei giocatori che abbiamo, sapevamo che dovevamo lavorare perché col lavoro viene fuori e dobbiamo pensare a partita alla volta, questo è il nostro, penso che sia giusto così. Un avvio di campionato con alti e bassi, però adesso vogliamo sentire da te, in realtà dove potrà arrivare questo Padova? Ah, ma come ho detto, non è che dobbiamo pensare adesso al Pavia, che sarà una partita difficile, e poi alla fine vedremo dove saremo. Sì, sicuramente con questo impegno che è stato oggi sarà difficile per affrontarci. Sempre con Neto Pereira però. Ah, speriamo, no, ma che sicuramente chi entrerà, chi giocherà darà il massimo impegno, quello è sicuro. Come si fa a realizzare due gol così? Si fa stando concentrati, anche se parti dalla panchina. Alle volte, come dimostrato oggi, sono quelli lì che possono determinare poi una partita. Quindi l'importante è stare vicino alla squadra anche se si è fuori e farsi trovare pronto come ho fatto io oggi. Sì, però diciamo che il primo spettacolare, il secondo ancora di più. Qual è stato il più bello allora? Ma forse il primo era più difficile perché quando mi sono spostato la palla per scartare il portiere l'ho allungata un po' troppo e la prospettiva per vedere la porta era pochissima, infatti ho provato a cercare il palo più lontano e quello che è successo poi alla fine, penso il primo forse un po' più difficile. Il secondo è sembrato anche ci sia stata una deviazione. Sì, c'è stata il difensore che l'ha deviata, non so dove finiva senza la deviazione, però è importante che sia entrata. Senti, anche una bella rivincita per te che entrando dalla panchina in 20 minuti fai due gol. Sì, una rivincita per dimostrare a tutta la gente che è fuori che non siamo scarsi una settimana e forti quella dopo, noi siamo sempre gli stessi e lavorando possiamo dire la nostra contro chiunque, oggi l'abbiamo dimostrata contro una squadra forte, anche se avevamo pareggiato magari una squadra meno forte domenica scorsa, abbiamo dimostrato il nostro valore quest'oggi. E poi sei sceso in campo in una posizione anche un po' leggermente più avanzata, no? Rispetto al solito, di solito eri costretto a fare un po' il tornante, adesso invece più da punta. Beh sì, giocando con una mezza punta e due punte è più facile perché ti trovi magari più vicino alla porta, anche se i gol di oggi sono arrivati partendo da dietro, però sicuramente sei avvantaggiato perché partendo magari sulla fascia sei più quello che i gol li dovrebbe far fare, quindi sono contento e va bene così. È una vittoria scaccia crisi questa? Bisogna vincerne altre per scacciare le crisi, perché magari poi, come molti dicono, dopo una sconfitta la squadra non c'è, la squadra non va bene, così. Quindi se magari vai dove sabato e non fai risultato a Pavia, poi dicono di nuovo che siamo in crisi. Quindi bisogna continuare così e pensare già alla prossima. Presidente, oggi siamo tutti contenti, perché? Perché il Padova è uscito dalla crisi, ha realizzato una bella vittoria, cambia qualcosa insomma, dai. Ma credo che la partita di oggi sia la presa di coscienza, diciamo, che una squadra come la nostra non deve giocare come le ultime tre partite che abbiamo visto. Siamo ritornati, diciamo, ad essere
noi stessi da un punto di vista proprio di qualità e anche di applicazione. Il mister ha fatto le sue scelte, credo che sia andato in campo, ha dimostrato dei valori importanti. Ciò significa che non è che parliamo di crisi superata, penso che in un campionato ci siano delle difficoltà, noi le abbiamo trovate abbastanza presto, però lavorando e con serietà e applicazione credo che non dobbiamo parlare di crisi, ma dobbiamo parlare di una squadra che si sta ritrovando. Lei è d'accordo con me se dico che importante è stato anche cambiare il modulo, due punte fisse in avanti vogliono dire? Ma ripeto che il mister ha fatto le sue scelte, le ha fatte bene, pertanto il risultato gli dà ragione. Io non è che un modulo o l'altro mi faccia la differenza o mi faccia dare dei giudizi diversi, credo che chi va in campo debba dimostrare il suo valore e pertanto il modulo è una conseguenza delle scelte dell'allenatore. Ovvio che più giocatori di qualità ci sono e meglio è. E poi finalmente Neto Pereira. Neto Pereira, l'ho detto dall'inizio, che è un giocatore che ci solleva da un punto di vista proprio qualitativo e soprattutto diciamo è un terminale anche offensivo quando serve. L'importante adesso è andare a Pavia e fare il risultato. Ecco, adesso che me lo ricorda mi viene in mente che dobbiamo andare a giocare a Pavia e che sarà una squadra, perché non mi sembra che si debba dire che il Mantova oggi è una squadra scarsa. Credo che il Mantova è una squadra che in qualche modo ci ha impegnato molto il primo tempo, che ha avuto la sua occasione, perché credo che il nostro portiere abbia fatto una bella parata in un momento particolare e soprattutto diciamo noi siamo stati coraggiosi, perché bisogna avere coraggio in queste partite per andare avanti più che per difendere, credo che abbiamo dimostrato questo. Con il tecnico del Mantova, Maspero, vediamo di esaminare questo match. È una partita fra due squadre per il momento deluse, però il Mantova è sembrato ancora più in difficoltà. Ma non direi, io dico che siamo partiti male con quel gol preso in quel brutto modo dove non si doveva commettere un errore su una palla inattiva. Dopo però la partita abbiamo giocato rispetto anche alle altre prestazioni dove magari si è stati deludenti, oggi la partita l'abbiamo fatta. Era una partita in equilibrio, ma abbiamo avuto noi la palla per pareggiare con Ungaro e invece sono andati giù loro e hanno fatto il gol e hanno chiuso la partita. A leggere un 3-0 sembrerebbe una partita diversa, no? Sembrerebbe una partita diversa, però il calcio è questo, bisogna accettarlo e da questo ripartire con ancora più carica e ancora più voglia di far meglio. Cosa le è sembrato del Padova? È una squadra che ha grande qualità, è una squadra che sa stare in campo e che ha vinto la partita 3-0, complimenti. Però anche se attraversava un periodo critico. Beh, ma il periodo critico è sempre fatto per essere superato e loro oggi forse l'hanno superato. E adesso Carmine Parlato ci spiega perché il Padova finalmente gioca bene e vince. Se l'avessi saputo forse tre domeniche fa avremmo incominciato ad aggiustare qualcosina, come l'ho detto in settimana. Ci dovevamo svegliare, direi che ci siamo svegliati bene da subito. È la giusta incazzatura, la giusta determinazione e quelle trame di gioco che ultimamente la squadra un pochettino ne ha sofferto moltissimo. E direi la classica situazione dove dice Lazzaro alzati e cammina, direi che tutta la squadra oggi ha fatto in modo di lavorare a 360 gradi. Allora, al di là della determinazione dei singoli c'è anche da dire, però permettimelo di dire, che forse anche un cambio di modulo è servito. Beh, tornando indietro, se c'è tutta la rosa a disposizione puoi fare in modo anche di fare anche qualche altro modulo, ok? Se nel tuo arco ti mancano delle frecce sicuramente devi cercare di adattare alcune cose e vedere se vanno bene o meno. Se prima tutti volevate il 4-2-3-1 oggi abbiamo vinto col 4-3-1-2, quindi tante volte bisogna anche mettersi nella parte nostra e capire, perché da fuori sembra tanto facile, invece non è così. Quindi il cambio di modulo oggi ha dato i suoi frutti, può darsi che domenica non dia questo frutto qua, ma l'importante è interpretarlo bene.
però ecco, le due punte sono importanti e soprattutto se c'è Neto Pereira che entra e fa subito gol. No, io direi che non c'è soltanto Neto, ci sono anche gli altri ragazzi dietro. Oggi è capitato a lui, ha fatto un ottimo rientro, ringraziando il cielo fisicamente non ha avuto nessuna complicazione e direi che oltre a lui tutta la squadra ha lavorato molto molto bene. Allora, se prima si parlava di mini crisi, diciamo che il Padova ne è uscito. Ma vediamo domenica prossima.